Ragazzi, bentornati su Call of Duty MV3. Stavo girovagando per i server in maniera completamente spensierata e ho notato che c'è un server di Infetto molto popolato. Dovete sapere che io su MV3 ero veramente un grande nerd di Infetto. Tra tutte le cose che facevo, Infetto è una di quelle in cui mi divertivo di più, proprio veramente tanto, perché era fatto molto bene secondo me. Oggi faremo un salto nel passato, torneremo a giocare a questa splendida modalità e ovviamente cercheremo di fare delle partite decenti, anche se sarà molto difficile, perché qua su PC sono veramente molto rapidi, insomma ti fottono subito. Ah, piccola parentesi ragazzi, ho avviato un nuovo contest con Instant Gaming, vi metto il link in descrizione, come sempre dovete aprire il link, se non avete l'account su Instant Gaming farvelo e poi scegliere un gioco che vi piacerebbe vincere con il contest, dopodiché lo selezionate e aspettate che scada, il sistema sceglierà automaticamente un vincitore e gli manderà il codice via mail. Ok raga, sono entrato in una partita di Infetto su MV3, ok, questo punto già me lo ricordo. Raga, io su questo cazzo di Infetto ho giocato tantissimo. Mi ricordo che proprio su MV3 Infetto ero un nerd allucinante. Mi ricordo, tra l'altro, vi sto parlando del lontano, mi pare 2013, for, non mi ricordo più le date, che mi mettevo qui, raga. Facevo le partite dove mi mettevo qui, organizzavo delle private, la gente poteva joinare. Mi ricordo che joinava anche Ron a volte. Facevamo delle private dove levavo i Tomahawk e si poteva uccidere soltanto accoltellando. Quindi le partite duravano ore. Quindi l'unico modo per ucciderci era arrivare da qui, no? Ed era chiaramente impossibile, nel senso era possibile quando il numero aumentava. Quindi sì, prima o poi venivi ucciso, però duravano un botto. Era proprio una sopravvivenza vera e propria, senza coltellini, minchiate varie. Lo so, era un po', diciamo, scorretta come cosa, però chi capitava Infetto capitava e si doveva fare la rottura di palle. Potrà capitare anche a noi, per dire. In questi server di merda di Infetto non puoi quittare. Guarda, se io premo ESC per quittare, non va. Cioè, adesso non voglio quittare, per farvi vedere. Cioè, te lo chiude subito. Mi fa troppo incazzare questa cosa, perché a volte ho dovuto riavviare il gioco, che ne hanno infettato un altro. Ho dovuto riavviare il gioco per sta roba, ed è una cosa odiosa proprio. Vabbè, 13 contro 5 ragazzi. Non so se hanno il coltino da lancio comunque, onestamente. Questa base comunque mi sembra abbastanza buona. Mi sa che non ce l'hanno perché stanno soltanto accoltellando. No, non ce l'hanno raga. Cazzo, come quelle private che facevo io. Follia pura. Siamo 10 contro 8. Raga, preparatevi perché assisterete a una privata stile 2013. Non sto scherzando, visto che i settaggi sono uguali. È tutta una coincidenza oltretutto, perché noi giocavamo sempre sta mappa. Quindi sembra tipo un throwback incredibile. Non pensavo avrei mai più rifatto una cosa simile. Guarda, guarda lì. Guarda, vedi, no, cioè a un certo punto inizia... Oh, la doppia del... No! Merda. A un certo punto si avvicinano, Porca puttana, raga. Porca puttana. Raga, mi state bloccando. Ora mettono l'infiltra lì, capito? Quindi praticamente arriverà un punto in cui... Vedi, le infiltre saranno troppe. Poi hanno anche martirio, ok? Quindi se praticamente si avvicinano troppo, poi... Cascano le granate qui. Che dammi la pistola. Raga, è una follia sta roba. Capite perché giocava sta modalità così? Perché, cioè, è un delirio. Immaginatevi ore. Qua siamo su PC, quindi i giocatori sono tutti un po' più rapidi nei movimenti. Sulla Play era follia pura. Cioè, sull'Xbox 360. Ho quasi la mob, mi sa. A meno che non l'abbiano disattivata nel server, ma dubito, perché sennò non avrebbe senso. Oh, cazzo. State lontani! Quello voleva prendere le munizioni e è stato ucciso. Quante kill ho? 18-0, raga. Però ho 1000 assist. Ce l'ho! No, non la so tirare! L'ho presa! Tirata! Siamo tre! No! Mo muoio anche con la mia mob! Però l'ho presa, l'unico che l'ha presa, raga! Oh mio Dio! Sono tornato al 2013. Chi rimane? Questi due stronzi. Questi si stavano nascondendo. Mio Dio, raga. Questo è l'Infetto che a me piace. Questo è l'Infetto che piace a me. Raga, non serve che vi dica cosa si fa su Dom, vero? Cioè, se avete avuto un'infanzia, avete giocato MV3 Infetto almeno una volta, sapete già dove bisogna andare. Ok, basta, non devo aggiungere altro. Anche qui, oltre all'altra mappa di prima, facevamo ste cazzo di private. Questa era una delle preferite, sempre. Per il solito motivo, ovvero che senza i coltellini, praticamente le posizioni erano OP a livelli incredibili. Merda. Porco due. Sopra ragazzi, sopra. Fatemi salire, bastardi. Ok. Mina qui. E mo si campa. Zio. L'unico problema di questa cosa sono le munizioni. Sono praticamente impossibili da recuperare da qui. Devi scendere giù e sei morto se scendi. Questa mappa andava bene anche per giocare con il coltellino, cioè i settaggi da pubblica, diciamo. Perché comunque anche col coltellino era molto difficile beccare gente camperata qua su, capito? Cioè non era facile.
Sapete poi qual era una cosa che si faceva un botto, ragazzi, su Infetto in Pubblica? Una roba da bastardi. Ammetto di averla fatta anch'io qualche volta, perché la facevano tutti, era proprio una cosa da vergini. In pratica ti organizzavi con un tuo amico, ok? Il tuo amico si faceva infettare e praticamente poi si metteva davanti alla porta di una casa. Erano pochi edifici in cui si poteva fare, edifici dove c'era solo un ingresso, e bloccava il passaggio. Essendo lui infetto, praticamente cosa succedeva? Che poi gli avversari venivano infettati e non riuscivano a passare in quella porta, perché il tuo amico, che era anche lui un infetto, ostacolava il passaggio. Quindi ti ritrovi da solo dentro una casa con tipo, boh, 10 infetti là fuori che provavano a tirarti coltellini di rimbalzo. La cosa ovviamente era divertente, perché a un certo punto ti rompevi i coglioni, tiravi un C4 e facevi 10 kill con un C4. Non sto scherzando. Queste sono quelle cose, capito, che si facevano ai tempi proprio di COD vecchio stile. Quelle cose super sbilanciate, super stupide, che adesso verrebbero stracriticate, che però all'epoca diciamo che facevano fare due risate, ecco. Era un periodo in cui il bilanciamento non si cercava, no? Anche in Infetto, capito? Cioè, adesso Infetto, se voi giocate all'Infetto di Bio4, è super bilanciato. Ci sta, sotto un certo punto di vista. Però il fatto che è troppo bilanciato toglie quel senso di sopravvivenza che uno vorrebbe avere, quindi di potenza quando gioca con le armi. Lì invece, quando giochi Infetto normale su Bio4, ti sembra quasi di giocare a non dico ad armi pari, ma comunque, cioè, non sono così tanto svantaggiati con la salute così alta, capito? Qui invece era proprio ignoranza, ignoranza pura. Comunque sono 7 gli infetti, e tra un po' la situazione diventerà molto calda, perché loro proveranno a salire. Quante kill abbiamo noi, ragazzi? 5. Io vorrei fare... Oh, già la mob hanno tirato? Ora non si vede un cazzo. Ok, speriamo che non passino in un momento di distrazione, perché sarebbe... Specialista, raga. Bisogna stare molto attenti anche alle granate. Cosa sta facendo? Si può salire lì? Cosa? Questo è un... No! Cosa fanno? L'avete capito, raga? In pratica, quando muori più di 5 volte, ti praticamente cade una granata, no? Di martirio. Loro respawnano in quel punto, e come respawnano lì, praticamente recuperano la granata e te la tirano in faccia. Non ci posso credere, malati proprio. Ora mi faccio uccidere, vediamo se riesco anche a farlo. Ammazzami. Vabbè, questo è morto, lo stanno chiudendo. Non ho parole, raga, sono dei geni. Ammazzami, ok. Ok, mo ce l'ho. Ammazzami, ammazzatemi. Dai, mongolo, ammazzami che ti faccio il culo. Niente, l'hanno ammazzato così. Ok, è finita, niente, non ci sono riuscito. Non ci credo, ecco come facevano a fare le kill. Con questa tecnica delle granate. Geniali comunque, sono geniali. Quante kill abbiamo fatto, ragazzi? 10. Parlate un po' di me, abbiamo fatto lo solo specialista. Ok, raga, dobbiamo gestircela qui. Praticamente quello che succederà è che arriveranno tutti qui, si accumuleranno, e noi dovremmo riuscire a difenderci con il nostro pompa. Non sarà facile, però secondo me possiamo farcela. Lo sapete, è vero che siamo fottuti? Però voi ne siete consapevoli? Siamo fottutissimi. È seriamente salito qui? È seriamente salito qui? Per favore, qualcuno che guardi dietro, mongoloidi. Vabbè, c'è uno qui, ci stanno... Ci stanno fottendo, eh. Ci tirano le granate, mo, eh. Siamo praticamente in trappola. Siamo praticamente in trappola, raga. Non praticamente, siamo in trappola. No! Mi ha ucciso. Minchia, che punto di merda! Oh, ve lo giuro che su console, cioè, la gente fa un decimo di questi movimenti strani. Cioè, se tu ti metti in un punto lì su console, la partita è vinta. Qua proprio ti saltano da tutti i lati. Assurdo. Guarda questo qua, quante kill ha fatto. Mi sento male, raga. Vado una sestupla. Ragazzi, facciamo l'ultima. Basta. La mob oggi ce la siamo presi. Comunque, la prima partita. Easy. Non che ci sia tanto da vantarsi, però. Dove stanno andando? Ah. Minchia, ma quanti ne conoscono di questi spot del cazzo? Qua sopra si sono messi. Ma è un punto proprio un po' di merda questo qua. Cioè, vabbè, basterebbe organizzarsi bene qui, è che io non ho modo di comunicare con loro. Basterebbe organizzarsi uno guarda avanti, uno dietro. Potremmo metterci ovunque, letteralmente. Siamo fottuti. 7 contro 9, ufficialmente. Inferiorità numerica. Situazione è critica. Siamo fottuti. Minchia, ragazzi, ha messo l'infiltrazione qui davanti, sto qua. Ragazzi. Porca troia. Raga, raga, raga. Mi hanno visto.
Raga, sono riuscito a... Sono riuscito a fuggire, ma sono morto. Ma vaffanculo! Cazzo, 14 kill. Miglia che bordello, raga. Madonna. Sono riuscito a fuggire per un attimo. Mi è venuto un infarto. Come hanno fatto a non vedermi? Questo ha preso la mamma. Dov'è? È finita, non manco è esplosa. Ragazzi, io direi che il video può finire qui. Spero avete apprezzato. Una mob ce la siamo chiamata, non di più, ma come avete visto è molto complicato. Cioè, o vai nei glitch, e io non voglio andare nei glitch, oppure resistere è praticamente impossibile. Soltanto in quella mappa dove appunto ho fatto la mob è possibile, perché non è un glitch, ma è come se lo fosse, perché ti devono correre per 10 metri davanti in un'unica strada, quindi è facilissimo. Ragazzi, noi ci becchiamo alla prossima. Fatemi sapere se volete vedere altri video di MV3. Qui da Velox è tutto. Bella.